a tutti ragazze e ragazzi, benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo un video haul particolare perché non l'avete mai visto, non è vero. Ovviamente vi propongo un video haul per quanto riguarda Primark. Vi dico soltanto una cosa, che i capelli fanno cagare, ma è perché li ho appena lavati. No, non era questa la cosa che vi dovevo dire. Questi acquisti ovviamente non sono stati fatti tutti in un giorno, ma svariati giorni, perché sono stata a fare una visita, poi dovevo andare a Catania a prendere una cosa, poi mio figlio doveva comprarsi i vestiti, quindi sono stata in varie tranche. Ma prima di parlare di Primark, volevo parlarvi di un sito che vi scriverò qui e che ho fatto una collaborazione con questo sito. Il primo ordine c'è stato un disguido perché hanno sbagliato un pacchettino, quindi non ci siamo capiti. E vi dico ovviamente di cosa si tratta. Si tratta di questi, di Diamond Painting. Sono queste, non so se li vedete spesso io su TikTok, su Instagram, anche qui su YouTube, vedo tutte queste cose fatte con queste perline che poi diciamo risulterà un quadro. Questo è uno dei personaggi che ho ricevuto quel giorno, con l'ordine ovviamente sbagliato. Poi ho ricevuto due pacchettini, poi ho ricevuto altri disegni che vabbè sono impacchettati. Comunque sono stati tutti perfetti, non di minimo particolare. Gli altri in caso vi metterò la foto perché mi viene male farvela vedere così aperta. Ma quello che io avevo ordinato e quindi il mio vero e proprio ordine è stato questo. Ovviamente la borsa piccolina di Stitch. Ve la faccio vedere. Aspettate perché sennò fa rumore. Ogni pacchettino, quindi ogni disegno, ogni diciamo stencil che voi dovete fare con i puntini, vi arriva attrezzato di set con la penna, l'adesivo e la tavolozza, diciamo, dove mettete le perline. E poi ovviamente ogni disegno ha le perline a sé. E quindi sono queste qui. Non vedo l'ora di farlo. Dovevo fare il video, ma dopo inizierò a farli. Questa ho preso questa borsettina di Stitch, molto molto bella. Poi cosa ho preso? Ve li faccio vedere veloce veloce. Poi ho preso questa che è stupenda, veramente stupenda, io adoro. È il mio cartone preferito ed è La Bella e la Bestia. Non so se si vede, guardate, bellissimo, bellissimo. E poi trovate sempre all'interno sia la tavolozza che tutte le perline. Queste piano piano incomincerò a farli. È già quello dell'albero l'avete già visto su TikTok perché li sto facendo lì. Poi un altro personaggio che mi piace tantissimo è del cartone animato Oceania, se non mi sbaglio, ma devo essere sincera, mi rivedo in questa foto. È giusta messa? Aspettate, ecco no, così. E mi rivedo in questa foto, non so se si vede, vedete la ragazza con i capelli ricci? Cioè, mi piaceva tantissimo e ho voluto prendere questa. Devo dire che sono stati molto gentili perché mi hanno chiesto di spendere un tot e io ho cercato di prendere qualcosa che a me piaceva e che volevo mettere anche nella stanza. E quindi ho scelto alcune cose, invece me le hanno mandate tutte quelle che io avevo scelto. Quindi sono stati veramente molto molto carini. Vi metterò tutto giù nell'info box. Devo dire che mi piacciono, sono arrivati in pochissimo tempo. Vedete la penna con tutto il resto, le perline. E ho preso il quadretto di Stitch. Questi li farò tutti, ovviamente. E poi li vedrete qui su YouTube al lavoro finito. Credo che ne prenderò altri perché io vi posso assicurare che è un passatempo per me
Molti dicono che è un modo di rilassarsi e devo dire che il nervosismo me lo sta facendo smaltire questo progetto. Poi un altro è questo qui piccolo ed è sempre Stitch, vedete? Cioè non so se si riesce a vedere, in caso vi metterò una foto, sempre Stitch con le paperelle e sempre il suo stencil, le sue perline, scusate. E l'ultimo che vi faccio vedere è bellissimo, non potevo non prenderlo veramente, ed è questo qua. Ed è Angel e Stitch con i cuoricini, molto molto bello, guardate che grande questo, mi piace tantissimo, non vedo l'ora di farli, ovviamente qui ci sono tutte le sue, i suoi accessori. Allora, sinceramente sono molto contenta di questa collaborazione perché, primo, sono stati molto gentili, c'è stato un disguido tra, diciamo, quello che gli avevo, scritto e, il pacco che mi è arrivato, ma devo essere sincera perché sono stati super gentili perché mi hanno rimandato subito dopo il pacco e invece di mandarmi due o tre pezzi, diciamo, di quello che io avevo scelto, mi hanno mandato tutti i pezzi che io avevo scelto, quindi sono rimasta molto molto contenta. Vi dico che, scriverò tutto giù nell'info box e, in caso ci sarà qui sovraimpressione e giù nell'info box anche il codice sconto che mi è stato affidato, quindi sono stata molto molto contenta anche di questo. Quindi io ringrazio tantissimo per questa collaborazione, sono molto molto contenta di averla fatta e spero ovviamente in futuro di continuarla a fare. Comunque se volete vedere tutti i disegni che io faccio e tutto li vedrete sia su TikTok che su Instagram, quindi aspettatemi. Quindi andiamo al sacchettone. Andiamo al sacchettone, mi sono messa le mollette, si vede che mi sono messa le mollette. Comunque andiamo al sacchettone di Primark. Allora, la prima cosa che vi faccio vedere, ovviamente vi avevo detto che eravamo in tema, ho preso queste bellissime ciabatte di Stitch, bellissime, morbidissime, non so se Chloe litigherà con queste ciabatte, ma io le volevo prendere e quindi le ho prese. Ho preso una L perché è la 40-41, quindi io prendo il 40 e ho preso queste al prezzo di 11 euro. Non so se riusciremo a leggere qualcosa. Sì, 11 euro. Poi andiamo avanti. Come vi ho detto, questi acquisti non sono stati fatti tutti in una volta, ma svariate volte. Quindi, se volete sapere cosa c'è, cosa non c'è in quel periodo, in questa tipo settimana e tutto, io metto spesso, ovviamente quando ci vado, i video di Primark su TikTok. Quindi, su TikTok e Instagram, quello è tutto associato, li metti là, spunta là, ritorna su Facebook. Quindi, quello è tutto diciamo un susseguirsi, e li vedete lì in caso tipo vedete quello che vi piace, eccetera. Io, ad esempio, avevo visto tramite una ragazza che c'erano le teliere, la teliera di la mamma di Chicco, Mr. Brick. Se non mi sbaglio, e niente, non c'era. Sono andata, ma non c'era. Comunque, ho preso questi panni che sono quelli in microfibra, stoffe tipo così normali, che io utilizzo anche per pulire il viso oppure per asciugare il viso. E questi li ho pagati 2,50 euro. Sono panni in microfibra, sì, non dice nient'altro. Possono essere lavati in lavatrice e questi li ho pagati 2,50 euro. Guardate spesso che i prezzi che sono scritti qua nello scontrino è di meno, quindi ottimo. Poi ho preso questi quadernini piccolini, ve li volevo far vedere però questi panni, anche per vedere come sono attaccati. Ok, allora, il primo è fatto così, molto molto belli, fatti così, il secondo è fatto con le faccine di Stitch e il terzo è così, tipo panna così, sempre con le faccine di Stitch, e il quarto è fatto così, molto molto bello. Devo dire mi piacciono tantissimo e non vedo l'ora di utilizzarli. Poi, sempre nella stessa dimensione piccolina, ho preso questi quadernini che sono tre quaderni al prezzo di 3 euro. Vi faccio vedere il prezzo così apriamo i quadernini e vediamo come sono fatti. Volevo farvi vedere le unghie, vi piacciono? Belle, mi piacciono anche a me. Allora, il primo quadernino è questo blu con Stitch. Ovviamente i quaderni sono tutti a righe, sia quelli piccoli che quelli grandi. Un altro è con Angel e Stitch, bellissimo, veramente molto bello.
Questi li metterò in borsa. E questo è tutto rosa con Angel. Mi piacciono tantissimo, infatti sono rimasta molto contenta di averle visti. Poi ho visto questi grandi, che fai, non li prendi? Visto che sto facendo, ragazzi, sto facendo la scuola di make-up online, ma la sto facendo. E niente, ho preso, lasciamo aperto, ho preso questi tre quaderni grandi, quadernoni, al prezzo di 5 euro questi tre. E ve li faccio vedere anche questi. Allora, questi quaderni sono fatti così, ovviamente sono sempre a righe e hanno i buchetti per essere messe nel quaderno, quello con le rondelle, adesso non mi ricordo, quella sfera, sfera si dice, non mi ricordo, comunque li utilizzavo quando andavo a scuola. Questo è tutto bianco con Angel e Stitch, poi abbiamo sempre Angel e Stitch con questa copertina e poi abbiamo questa con Stitch, con questa copertina azzurrina, molto molto bella. Io, diciamo, questa scuola di make-up la faccio online, non la faccio dal vivo perché io non mi vergogno sinceramente a utilizzare quaderni di Stitch anche se devo fare questa scuola, diciamo, in presenza, però devo dire che è una cosa molto particolare. Poi, sempre continuando per quanto riguarda Stitch, ho preso queste tazze. Io avevo preso già altre tazze, se vedete i video in precedenza avete visto, diciamo, questo tipo di tazze. Ho la tazza con la faccia di Angel e Stitch e poi le due tazze con il manico a forma di cuore. Allora, io queste tazze le ho prese scontate perché ho preso queste, le tovagliette scontate e altre cose, comunque adesso non mi ricordo tutto. Comunque queste tazze sono vendute al costo di 7 euro. Sono molto molto belle, io l'avevo vista però non mi ricordo nemmeno dove si apre. Ah, qui. Adesso ve li faccio vedere perché mi piacciono. Per quanto riguarda le cose di Stitch o altri tipi di accessori che vedete da Primark, non vi dovete preoccupare, dice, non li trovate più. No, non è così, perché a ruota fanno girare i prodotti, quindi c'è quando li vedete e c'è quando non li vedete, ma non vi dovete preoccupare. Le tazze in questione sono queste, vedete, questa è bellissima con Stitch ed è una specie di viola. Non è proprio azzurro, è viola, mi piace tantissimo, è fatta così, all'interno è quella classica. E poi, ovviamente è simile a tutti i quaderni che ho preso anche l'altra volta, e l'altra è questa, bellissima, bianca con tutte le scritte e i disegni di Stitch. Devo dire che è bella, 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 mi piace tantissimo e sono rimasta contenta di averla presa. Io posso sembrare anche una bambina, ma a me queste cose piacciono, anche se spesso capita che su TikTok vengo criticata per le cose che faccio vedere nel senso di Stitch, ma a me piace perché mi devo vergognare. Le vergogne, diciamo, la vergogna è tutt'altro, non è questa. Poi, sempre per quanto riguarda Stitch, ho preso queste due beauty blender, vedete, bellissime. Questa l'ho presa al prezzo di 2,50 euro. Qui il prezzo non c'è perché l'hanno staccato. Non so il motivo, sinceramente. Aspettate che prendo le forbicine. Non so il motivo, ma a me non interessa perché ho visto che erano sigillate e quindi l'ho voluta prendere. Ora, la prossima volta andrò per vedere se c'è la teliera di Miss Brick. Il ragazzo mi ha detto che ritornerà presto, infatti mi ricordo che l'anno scorso all'apertura c'era la tazza, la teiera c'era. Dico sempre tazza, boh. Allora, vi faccio vedere le spugnette, sono fatte così, sono morbide, insomma, non proprio morbide, morbide, però sono fatte così. Una è rosa e una è azzurrino con questo viola, bellissimo. Devo dire che mi piace. Poi un'altra cosa che ho preso di Stitch è questo ed è un lip balm, cioè un lip balm, un lip scrub e un esfoliante. Sono tre barattolini al prezzo di 4 euro. 4 euro. E adesso vi faccio vedere cosa c'è all'interno. Io non l'ho aperti perché avevo pensato di faccio il video poi. Li tolgo dalla scatolina, li metto normale, eccetera, eccetera. Sono bellissimi, sono questi tre barattolini, vedete? Veramente una cosa pucciosissima. Questo
Questo è un lip scrub, non lo apro, mi spiace veramente, non lo apro perché ho un sacco di prodotti aperti per questo, per queste cose, quindi non li apro, scusatemi, ma capitemi che ho un bel po' di prodotti aperti. Poi abbiamo Watermelon, ah, Watermelon, è un lip balm al melone. E poi questo che è un strawberry, quindi buono, mi piace strawberry, ed è un lip balm anche questo. Ed è così. Belle, mi piace la confezione, per 4 euro sinceramente voglio provare i prodotti. Poi ho preso questo, che è un coconut and cream, quindi è una crema per le mani al cocco. Vi faccio vedere anche questa, ovviamente aperta. Questo è il prezzo di 2,50 euro, prezzo di 2,50 euro, ed è una crema, cioè è carina anche come regalo, diciamo, se la persona a cui dovete regalare per Natale ama Stitch, lo potete fare benissimo. E la crema per le mani è questa, bella, mi piace tantissimo, devo essere sincera, 30 ml di prodotto e non dice niente, è una crema per le mani, quindi ottimo. Allora, l'ultima cosa che vi faccio vedere è una cosa che desideravo, l'avevo vista 3 o 4 volte, quindi questa volta mi sono decisa a prenderla. La borsa con Stitch. Questa mi piace tantissimo, è quella grande. Ha, diciamo, la stoffa è in pile, tipo peluche. Mi piace perché ha questa parte sotto dove la potete appoggiare, anche se non ha i piedini, però è tipo quella plastificata. Le maniche sono quelle, medie, non sono piccole piccole nemmeno grandi, quindi mi piace. È fatta molto bene, abbastanza resistente, e ha questa clip che aprite e avete la borsa. Qui avete una tasca con la zip, e invece da questo lato avete una tasca, quella semplice. La capienza devo dire che è buona, c'entrano anche i quaderni, i libri, quelle che volete. Io questa la utilizzerò mettendo anche i quaderni. Se devo andare da qualche parte, mi serve per studiare per quanto riguarda make-up e tutto. E quindi mi piaceva e l'ho voluta prendere. Questa borsa è costata 18 euro. Questa è stata l'unica cosa, diciamo, che è costata di più. Quindi, questo è tutto per quanto riguarda Stitch. Sia per quanto riguarda Primark, sia per quanto riguarda i Diamond Painting. Io sono, ripeto, sono molto contenta di aver fatto questa collaborazione, spero ovviamente in una prossima collaborazione. Se volete vedere i disegni vi mando sempre a TikTok e Instagram. Per quanto riguarda questo video, ditemi veramente se voi vi vergognate se indossate magliette della Disney, o che sia Topolino, Paperino, Pluto, quello che sia, se voi vi vergognate in base anche all'età che avete. 42 anni, non mi vergogno assolutamente di questo. Anzi, indosso tantissimo le magliette di Stitch, anzi, oggi ho crimi. Perciò, cioè, lasciamo perdere, dai. Per quanto riguarda questo video è tutto, io vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video, spolliciate, e se vi va, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!